Tessere è un'esperienza che anche quest'anno abbiamo portato a Devozio. E diversi mosaicisti di Ravenna hanno accolto l'invito ad esporre all'interno di questa manifestazione per mostrare le infinite possibilità del mosaico. Il mosaico da sempre caratterizza l'esperienza cristiana, da sempre entra nel vivo degli apparati decorativi, ma non solo, entra nel vivo delle grandi architetture. Oggi il mosaico si presenta, si propone anche come un'arte autonoma e da qui la bellezza di portare opere di singoli artisti che dialogano comunque tra di loro. All'interno dello spazio tessere abbiamo diverse tipologie, c'è chi ha portato le copie dei mosaici bizantini ravennati, c'è chi ha reinterpretato le grandi opere dell'arte in mosaico, altri hanno privilegiato invece un aspetto innovativo, hanno portato attraverso il loro linguaggio e nuove modalità di espressione dell'arte cristiana. E la bellezza di queste opere nasce anche dalla molteplicità degli interventi che qui si fondono in una esperienza armonica. Ho iniziato nella bottega di mio padre la scultura a linea. Tramite il mio maestro ho imparato le varie arti del legno, del bronzo, della lavorazione della pietra. Attualmente mi sto studiando, appunto mi sto intensificando sull'uso di vari materiali, abbinandoli, è una cosa diciamo di armonia e di studio anche in base all'architettura del luogo dove va interpretata l'opera. Il mio messaggio importante, più importante, è quello di riuscire ad eseguire un'opera che incentivi la fede, per cui essere coscienti di realizzare un'opera per la Chiesa è molto importante. È molto importante perché dobbiamo pensare che la gente ci prega e si dedica al mistero al quale va. Noi artisti plasmiamo il mistero con le nostre mani, per cui è un fatto di studio che va approfondito nell'arco del tempo. Mi presento in fiera con vari progetti di altari, di adeguamento liturgico, nuovi, studiati da me per delle necessità che vengono richieste e offro la mia capacità artistica nel migliore dei modi, almeno così spero.